Ciao amici del canale, qualcuno di voi mi ha chiesto come fare a potenziare il segnale di un Mavic Mini, quindi della prima versione. Purtroppo il Mavic Mini funziona a 2 GHz e 4 a 5 GHz e 8, ma sulle frequenze del Wi-Fi e con la modulazione del Wi-Fi. La modulazione del Wi-Fi non è ottimizzata per i droni e quindi per stazioni che sono che si possono spostare nell'aria, è più ottimizzata per stazioni fisse. Anche le stazioni che sono all'esterno comunque hanno delle antenne molto performanti. Quindi l'unica cosa che si può fare su droni di questo tipo, di vecchia generazione, è cambiare l'antenna. Io sul mio Potenzik di 88, l'unica cosa che ho fatto è stata quella di prelevare il cavo dell'antenna, che era poco performante. In questo caso il Potenzik ha solo un'antenna, questa è finta, è fasulla, e ci ho messo un'antenna più performante, eccola qua. Il Potenzik va a 5 GHz e 8 con il Wi-Fi. In realtà il Potenzik ha anche questa brutta peculiarità, e cioè quella di avere i comandi del drone che viaggiano attraverso il radiocomando, mentre invece il video viaggia esclusivamente attraverso lo smartphone. Non c'è il cavo di connessione come sul Mini. Invece sul Mini, quello che si preoccupa di effettuare la trasmissione radio, sia dei comandi che sia del video, è il radiocomando. Poi il radiocomando tramite USB passa la parte video allo smartphone. Quindi nel caso di un Mini, sicuramente il modificare le antenne, anzi prendere delle antenne più performanti, è decisamente ottimale. Bisogna solo scegliere delle antenne buone. Ce ne sono alcune che sono amplificate, come quelle della Alientech, e sono amplificate sia in ricezione che in trasmissione, ma costano un bel po'. E quelle sono le migliori, perché ovviamente miglioreranno di tanti dB sia in ricezione che in trasmissione. Ce ne sono altre un po' meno performanti, direttive, che non sono amplificate, quindi non solo sono un po' migliori le antenne, ma anche la direttività migliorerà il segnale. Questa è l'unica cosa che posso dirvi in più. Tutti i droni di nuova generazione di buone marche utilizzano una modulazione propria che è differente da quella del Wi-Fi, perché ha delle latenze decisamente inferiori e non solo, sa anche saltare da una frequenza all'altra con molta più velocità ed è più attenta ai disturbi. Questa è l'unica cosa che posso dirvi. E adesso provo a farmi un volo con il Potenzik, visto che era un bel po' che non lo utilizzavo. Ciao a tutti. Sul Potenzik D88, visto che la ricezione del video è demandata esclusivamente allo smartphone, ho utilizzato un ripetitore di segnale a 5 GHz e 8, che mi permette di è come se avessi, diciamo, delle antennine esterne al mio smartphone. In realtà lo smartphone si collega al ripetitore di segnale e il ripetitore di segnale si collegherà al drone. Quindi posso posizionare il ripetitore in una posizione migliore e ovviamente il segnale video arriva più lontano perché l'antennina è questa del ripetitore.
come vedete già non si vede più nulla.